Ciao a tutti, bentornati nella mia cucina. Quest'oggi faremo una torta per la festa della mamma. Come ingredienti abbiamo due paste sfoglie rettangolari, dove io prendo una teglia a cerniera a cuore. Voi, se non l'avete, fate una sagoma a cuore e poi la calcate sopra. Mettiamo sopra e di queste ne faremo due. Ora lo metteremo su una teglia con carta da forno e bucherelliamo per bene con una forchetta. Ed ora inforniamo il forno caldo a 200 gradi statico per 7-8 minuti. Comunque, guardate, quando è bello dorato lo potete tirare fuori. E poi facciamo l'altro. Il cuore, quando vi diventa di questo colore, è pronto. Lo tirate fuori dalla teglia e spolverizzate con dello zucchero a velo. Lo lasciamo raffreddare completamente e poi assembliamo la torta. Bene, il cuore ora si è raffreddato e andiamo a riempire. Io mi sono preparata della crema pasticcera, che poi ve la metto in descrizione, e vado a riempire il mio cuore. Poi potete mettere anche un altro ripieno, come più vi piace. Sopra la crema pasticcera metteremo delle amarene sciroppate. Questo sempre se vi piacciono. Poi mi sono preparato un cuore di pan di Spagna e lo vado a mettere sopra. Se voi non l'avete il pan di Spagna, questo io ad esempio ne ho fatto 3 uova e poi ne ho preso la metà, l'altra metà già l'hanno mangiato i miei figli. Anche se avete della colomba avanzata, non ha importanza che lo mettete a cuore, lo potete mettere anche a fette e lo sovrapponete sopra la crema. Poi ho preso dello sciroppo di amarene e l'ho diluito con un pochettino d'acqua e vado a bagnare il mio pan di Spagna. Il pan di Spagna, ve lo spiego semplicemente, ho preso 3 uova, le ho montate con 90 g di zucchero. Le uova devono diventare belle bianche e spumose. Poi prendete 45 g di farina 00 e 45 g di fecola di patate e poi andate a incorporare leggermente, sempre dall'alto verso il basso. Infornate in una teglia a 180 gradi per 30 minuti. E questo è tutto. Sopra il pan di Spagna andiamo a mettere di nuovo uno strato di crema. E sopra la crema andiamo a mettere di nuovo le nostre amarene sciroppate. Ora mettiamo l'altro disco di pasta sfoglia. Premiamo un pochettino. Mi sono portata un pochettino avanti, ho montato la panna e ho aggiunto del colorante a giallo e rosa e vado a mettere sulla superficie e nei bordi. E nei lati della torta metteremo delle scaglette di cioccolata bianca. Sotto mettete un piatto in modo che non cadano a terra e li potete riutilizzare. Ed ora sulla superficie andiamo a mettere del cocco. Poi mi sono preparata delle rose con della pasta di zucchero, ho fatto le foglioline verdi e dentro ho messo delle palline di zucchero. Questa grande la andrò a mettere al centro e quelle piccoline tutte attorno. Ed ecco pronta la mia torta. Mi sembra abbastanza carina, semplice da fare e non c'è da lavorare tantissimo. Come vi ho detto, il panettone ve l'ho spiegato se lo volete fare, però poi lo tagliate a metà e ne mettete soltanto una fetta. Ma poi anche con la colomba, come vi ho detto, lo tagliate a fettine e lo sovrapponete sopra la crema pasticcera. Bene, io per oggi ho finito. Un augurio grande grande a tutte le mamme, anche alla mia. Un bacione da Francesca e Salvatore, è tutto. Ciao, alla prossima.